parlare un italiano che è, come dire, l'italiano di oggi, una lingua spesso bastardata, cioè quell'italiano medio da scuola media e da televisione che non è veramente italiano, è pieno di inflessioni dialettali, insomma, se sa mia ben, usale. Ecco perché così mi piace l'idea. Le poesie di Biasoli poi sono anche umanamente, ne parleremo, bellissime, ma anche linguisticamente molto belle. Io non faccio il filologo, però chi mi ha già seguito, perché per una strana ragione, io non so perché, questa è la terza volta che io mi ritrovo a fare questa, chiamiamola sceneggiata. L'ho già fatta due stati così all'aperto, questa sera la facciamo qui. E come dire, io l'ho sempre letto all'ermanno, insomma, il mio dialetto, il dialetto che io ho imparato dai nonni, che però a mia volta ho risciacquato poi nel tempo in Boesia e Viganella. Cioè vuol dire che certe asperità vecchie nel frattempo sono state superate, urle diventa ul, insomma. Un dialetto che sia un pochino semplificato, ma che credo non si sia, diciamo così, bastardato completamente. Ma adesso davvero facciamo parlare un Franceschino. E vorrei cominciare, così mi sembra doveroso, con l'autopresentazione che lui ha fatto nel 2006, quando ha festeggiato i 90. È lui che si presenta in maniera umanamente davvero molto bella. Mi sunt un por veget, bon montan in quai meset, me chiami Franceschin e ul menester, levons bianchin. De ca, sto in cima al paese, via Burizia al numero 6, la Madonna se chiama Maria, cum le 56 anni d'amor e di poesia, bellissimo. De artigiani lavoravi senza tan pretese in tutta la provincia di Varese. Alla sera mi sentivi mezz pagà se un cliente leva soddisfatto. De un quaglian son pensionà, ma con la minima son condizionà per arrivare a sbarcare lunari devi rigadrizz in dulmè binari. Figurarsi oggi con la crisi. Con l'età do problemi di orecchie e di vista. I primi senten poco, l'altra la fa Batista. Parol res, disemel sot vos, de trapiantaghe saria tiscos. Partirà sì la vardi, giornale, televisione, ma anche chi, na vot de bun. Guerra, terrorismo, bombardamento, sofferenza e morte per tanti innocenti. In legge, prima di addormentarsi, pensi ai magagni di sto mondascio. Un sogno, sogno un mondo tra serenà. Giustizia, pace, solidarietà. Bellissima la Io continuo a intendere che le poesie, gli applausi sono le poesie. Senz'altro, senz'altro. Il libro l'avete in mano, l'abbiamo diviso in vari capitoli, con il nostro intendimento. Il primo capitolo è quello che abbiamo intitolato, se non sbaglio, I ricordi, ieri e oggi. Ogni capitolo si apre con una fotografia che dobbiamo a Francesco Riva, ha guardato nel suo poderoso archivio e ci ha tirato fuori alcune fotografie belle. Questa è lo Strecciun di Gimon, quello che parte dietro la campagna della chiesa. Ieri in queue, ieri era così, in queue in Camoncino. Ecco, l'abbiamo messo per questo motivo. È bello, sì. Beh, insomma, per questione di natura grafica. Qua lo vedete un pochino ridimensionato. Dunque, la fotografia originale è questa qua. Hai una poesia da questo capitolo Sì, più da di una. leggerci? Più di uno, Più di una. benissimo. Direi, partiamo anche qui con la prima,
ieri oggi c'è la poesia Gimoni e Renke, che ho sempre letto, che secondo me è bellissima, anche perché il bello delle poesie di Biasoli è che ci porta, almeno chi ha la mia età o presso poco, adesso quelli più giovani magari no, alla dimensione della nostalgia. È inevitabile fare il confronto fra l'agemonio di un tempo, ma dobbiamo andare indietro davvero di tanto, che era una comunità, un luogo vissuto, e ahimè l'agemonio di oggi. E partiamo con questa. Gimon hier en cru. Tanti anni fa mi sono innamorato di una tosa che è diventata la mia sposa. Questo suo paese sono diventato giapponese. Chi sono stai ben accolto? Nessuno mi ha mai fatto un torto. Chi lo fa eremica fa parte in camò della comunità. Gimon e me piace in sci come le, con i suoi strastrenci e i suoi turnichei, i suoi scar, con i becci e i suoi strecium, colore di poesia antica e sorio. Ma per il resto, il paese l'è tan cambia, anche sui robbecci tiraria di modernità, con tornas di supermercato, i butegari n'hai a finimà. In sci, in dul centro storico, buteche e usterin quasi tutti sparì. Se salva di bar, un prestinè, un macellar, non più, un verdurè, un giornalato e un calzolare. Quel terribile cimitero quando si sale da Gemonio tutte quelle ex vetrine dei negozi chiuse, terribile, sembra un paese a cui è successo qualcosa di terribile. Per fortuna, ben curà e conservà in osgen dul tempasà, Gesa dula dulurada, San Pedro Monument Nazionale, Villa Sacchi, sede municipale. In sta strada l'amministrazione comunale, attenta alla cultura in generale, l'ha ricevuta da enti, amici, tanti soldini, che nasce un'altra gemma, un museo Floriano Bodini, che siamo stasera. Palestra, cande tennis, centro anziani, in tutte novità che abbiamo in mano, sport, balà, naspas, giugà a tumbolo a scopadas. Sui alleger, gemmies, vorremmo bene al nostro paese, i tempi in cambià, ma Gimon l'è sempre in culina, vista, so e aria. E sempre sul tema della nostalgia, ma in maniera, come dire, più intima, perché poi le poesie, molte delle poesie di Biasoli sono poesie d'occasione per la comunità, ma altre sono proprio riferite alla sua vita privata. A me piace molto questa. I sir d'inverno d'un tempo in dre, sem d'inverno. In di sir d'inverno, giovine vecchi, dopo cena, par caccia via ul frecce, nave in stala, par sentì un po' de calor, in compagnia di Bach e di Thor. Vi ricordate? In stal, adatta a sti ricevimenti, ospitava in diversa gente, risciarà con la lume o la candela, par setas giò, banchet metti in fiera. Un re giù, con buona crianza, e recitava un rosari come d'usanza, tutti rispondevano con divuzione, finì un rosari, leva conversazione. Tempo in cui c'era ancora il matriarcato agemonio, dieva un regio, la regiona. Gli uomini parlavano della orde stagione, l'ende taia, vidde fa, concimazione, e se prenotavano, parve la bunza consorzial, induldì a loro congeniale. Anche i don devono il so de fa, scalfin, calzetta e curiosà,
in stala così, venivano anche i tosan, vicino a loro vigilava mia mamma. Se la tosa così la se sbagliava, la mamma per mia dai noc in rima la consigliava: sta ferma vacca grisa, ribat la maniga sulla camisa. I giuinot che volevano fare l'amorosa n'avevano in stala per cercare una brava tosa. E se la prescelta la vestava, il fidanzamento e l'incominciava. I vac che ven lì de ca, a sti manecci matrimoniali aven mi abituà, e senza capì ben la situazione, alzaven la cova e daven la benedizione. La benedizione delle mucche è, come dire, il finale profumato che ci voleva per questa splendida. Gianni, permettimi un'altra di questa cosa. Sempre ieri in cui dice la canzone di De Gregori che fra due giorni è Natale, si capisce dal freddo che penso. Comincia a far freddo, non fra due giorni, ma ormai è Natale, e allora perché no la poesia Natale ieri e in cui? Siamo in tema. Mi pare che non possa essere trascurato. In dul tempo passato, quando cominciava a fa frecce e la nebbia compariva in sui tecci, i fiù intorno al focolar già parlavano di Natale. Pensavano che la bella rama de pin sistemata in un cantun dul camin per Natale e saria stai l'arburel in due al bambino l'avria metti sui caramelli. Alla visinastro il gran momento, grande pisciniti e ventucci impazienti, parul disnag, va pronto il capun, poche famiglie potevano comprare sul panetone. Che bel Natale, de passe d'amor, tra fiù e genitor, seta giù tucci visin, sotto che la rama de pin, adesso i tempi in cambia, ahimè. Tutte le modernizza, basta schisciare un bottone, gecal, frecci la televisione. Su sta onda di comodità, anche i fiori si inadeguà, a portata de man, da mul telefonin, per far spurtare i regai del Gesù bambino. In dul terzo mondo, in disperazione, i fionere in camode fame di infezione, il pan e l'alimento prima necessità, o gente, in duale la solidarietà. O Gesù bambino, che te venne giù su sta terra, da vul pan a tuc e fa finista guerra, fa che la gente, civile e militare, torna in sane e sal, ognuno al suo focolare.